Gli diedi una provetta graduata. L'uomo sorrise, poi mescolò della polvere in una cartina con del liquido rossastro, il composto. Tra mito e teatro, la rassegna di teatro amatoriale organizzata dalla compagnia Volim Volà di Pozzuoli ha visto in scena ieri sera al Teatro Sant'Artema di Monteruscello l'opera di Robert Stevenson, Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Per il riadattamento teatrale la regia di Giuseppe Miggiano della compagnia Calandra delle Puglie. Ad anticipare lo spettacolo, come di consueto, i piccoli attori del laboratorio teatrale Volim Volà, che stavolta hanno portato anche i grandi sul palcoscenico. I piccoli, infatti, sono stati accompagnati dai genitori nella lettura di una lettera all'insegnante di Abramo Lincoln, in occasione del primo giorno di scuola del figlio. Lo spettacolo Dottor Jekyll della compagnia Calandra di Tuglie risulta un efficace riadattamento del testo narrativo di Stevenson, una trasposizione con sottolineature monologanti che assopiscono da un lato l'aspetto noir poliziesco del testo per darne una connotazione più spiccatamente metamorfica, laddove il testo rimarca il flusso coscienziale e il tormento di una duplicità identitaria. L'escamotage narrativo è stato straordinario, anche perché rendere teatrale un libro, no, ci vuole comunque un'invenzione. L'invenzione è stata doppia, come doppio poi è il personaggio, cioè quella sia filmica, perché noi rappresentiamo quasi, no, un film in bianco e nero, come hai visto, e sia dal punto di vista proprio narrativo, perché la parte finale, poi la lettera, che è uno dei pezzi più belli di tutta la letteratura mondiale, è stato poi vissuto intensamente da due attori che però sono un unico personaggio, sdoppiandosi, quindi ancora una volta c'è l'idea dello specchio, eccolo qui, da cui noi usciamo, entriamo, insomma, e ci incontriamo e ci scontriamo. In questa contrapposizione ossessiva, interpretata con efficacia da Donato Chiarello e Federico Della Ducata, la forza simbolica dello specchio e dell'utilizzo della scenografia animata di Piero Schirinzi e di Andrea Rao, che attribuisce una certa verve visiva allo spettacolo che si muove tra un dentro e un fuori simbolico, come un continuo uscire fuori di sé. Le musiche di Federico Della Ducata con gli arrangiamenti di Maurizio Mariano, puntuali e suggestive, scandiscono il tempo scenico con rigore. E la forza di questo spettacolo è questa, cioè il fatto che anche dietro solo due attori ci siano tante persone che si spostano, che come dire, danno un contributo per me soprattutto umano, perché per vederli emozionati dopo tantissime repliche, vederli così vicini, così... Sì, ecco, poi... e questa è proprio la magia del teatro amatoriale, che, diciamo, è inutile stare qui a dire che amatoriale è un'accezione spesso un po' così denigratoria, no? Quasi. Invece io sono fiero di essere un teatro, di essere amanti del teatro, teatro, esatto, nell'accezione proprio più etimologica. Sì. Una frenesia che si muove dal basso, una tendenza scrittoriale che rimarca il male, la fatica che appartengono a una genialità latente. L'uomo come alter, come crisi dell'io, in un movimento circolare di rimando ad una unità, un'integrità che si articola come gioco delle parti in una vertigine caotica. Calibrato, ordinato, equilibrato, la compagnia mette in scena uno spettacolo rigoroso sia dal punto di vista registico che interpretativo. Tanti gli applausi in sala che la compagnia ha voluto ripagare con un piccolo sketch comico, dando prova di riuscire a calarsi perfettamente anche in ruoli comici. L'abbiamo rubato, però l'abbiamo preso in prestito, però l'abbiamo poi modificato da Lillo e Greg, e questo ci porta un po' fortuna. Devo dire che non lo facciamo mai dopo Dottor Jekyll e Mr. Hyde, perché è la prima volta questo, sì, perché però... dopo Dottor Jekyll e Mr. Hyde non abbiamo più l'energia comica dentro, perché abbiamo soltanto energia drammatica, visto, no? Cioè ci spompiamo, sì, però abbiamo aspettato un attimo, poi siamo stati molto contenti e l'abbiamo fatto, ecco.